Nato a febbraio del 1999, il consorzio tutela vini Sannio oggi conta quasi 400 soci diretti, suddivisi tra viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori, e oltre 2.000 viticoltori facenti parte delle cooperative di viticoltori consorziate. Il presidente Libero Rillo ha partecipato alla serata che ha celebrato Sannio Falanghina, la città europea del vino 2019. È un riconoscimento molto importante, che però bisogna prendere al volo e sfruttare bene la situazione, perché queste sono un punto di partenza. Adesso sono accesi i riflettori e dobbiamo giocare la partita. La difficoltà sta nel fatto che questa partita va giocata da tutti, dalle aziende alle istituzioni, agli imprenditori, ai singoli cittadini, perché bisogna preparare il territorio, presentarlo bene a tutti quelli che avranno la curiosità di venire a visitare il nostro territorio, ma soprattutto questo è solamente un punto di partenza, e quello che bisogna fare è avviare un lavoro che non finisca il 31 dicembre di quest'anno, ma che duri per molto più tempo, perché questo deve essere solo l'occasione per creare un momento di crescita dell'intero territorio, perché il vino per questo territorio è sicuramente un elemento importantissimo che disegna il territorio e che è sicuramente il prodotto dell'agricoltura più importante, e tutti i territori dove il vino è cresciuto tutto il territorio, quindi questo può essere veramente il traino per tutte le economie sannita. Che cosa significa anche portare la Falanghina sul panorama europeo? Noi come consorzio nel corso degli ultimi 4-5 anni abbiamo fatto tantissime attività di promozione soprattutto in Italia, ma anche nei mercati al di fuori della Comunità Europea. In particolare abbiamo fatto attività sul Canada, sugli Stati Uniti, sulla Svizzera, in Cina, e abbiamo notato che quando la difficoltà è iniziale, nel senso che non la conoscono, quindi con difficoltà si avvicinano ad assaggiare, ma una volta che assaggiano è un vino che piace per la sua freschezza, per la sua versatilità, la sua facilità di abbinamento, per quello che è un vino che piace, quindi tutto sta nel primo approccio. Poi la fame viene mangiando. Che cosa deve fare ancora il Sannio durante quest'anno per consolidare questo primato nel vino? Sono sicuro che se ci lavoriamo seriamente avremo un futuro molto più roseo di quello che abbiamo oggi, e ci vuole solo pazienza, perché queste sono cose che ci vuole il tempo giusto. Bisogna innanzitutto preparare il territorio, perché quello che deve crescere è il territorio che c'è dietro al vino, non solo il vino. Ma ripeto, io non voglio essere inventore di nulla, basta guardare territori dove il vino è diventato importante, tipo con la Toscana, tipo il Piemonte, e sono territori che sono cresciuti appunto assieme al vino. Quindi questo bisogna fare, e quindi per valorizzare il territorio bisogna presentarlo nel modo giusto. Quindi un'azione iniziale di sistemazione generale del territorio, mi riferisco alla pulizia delle strade, alla sistemazione delle buche, dei guardrail, di tutto quello che è la bellezza del territorio che oggi non abbiamo, e quindi bisogna partire da questo e poi piano piano con una serie di azioni sinergiche tra consorzio, tra istituzioni, e pian piano si farà il necessario per portare tra qualche anno i risultati a casa.